economico di un ente come il comune, poi di un paese importante come Lucera, credo che sia veramente un atto politico fortissimo e credo che oltre a dar benemerito, insomma, credo che sia importante la diffusione, perché come in ogni cosa, se uno le conosce le problematiche, e in questo caso le problematiche economiche, probabilmente ha anche un altro approccio nei confronti del comune, dell'ente, anche dei servizi che questo eroga. Cioè, noi siamo un po' abituati che alcuni servizi sono obbligatori, devono essere di un certo livello, però effettivamente se uno conosce come in ogni cosa la storia, si rende conto e diventa consapevole, quindi anche come cittadino attivo, credo che sia veramente importante questa giornata e questa serata. Io ringrazio appunto di avermi invitato in qualche modo di poter dare un minimo di contributo. E chiaramente penso appunto che sia molto importante la diffusione, quindi ringrazio anche chi sta oggi facendo questo servizio perché è importante, come in ogni cosa, o i giornalisti insomma in sala. Ovviamente la situazione è appunto grave, non è credo l'unica cittadina della provincia che in questo stato dell'arte probabilmente veniva, forse è una situazione un po' più grave, però insomma. Purtroppo sappiamo bene che nel meridione, come diceva prima Raffaella, è prassi anche quella di lasciare questa situazione e in qualche modo fare sperpero di denaro pubblico, perché di questo stiamo parlando a tutti gli effetti. L'applauso anche, come dire, quest'atto di maturità, credo che vada sottolineato, del gruppo di politico, insomma, del MITAP e poi di Raffaella come portavoce, poiché credo che non chiedere le dimissioni, ma al contrario, ritenere che da questo momento in poi tutto avrà responsabilità ancora maggiori, perché prima si poteva anche nascondere dietro lo scudo delle difficoltà economiche. Oggi questa parte viene commissariata, quindi a questo punto ha soltanto l'obbligo di portare avanti il suo programma. Quindi credo che sia veramente un atto di maturità non chiedere le dimissioni, perché sarebbe facile oggi salire sul carro, dire andiamo a votare. Tutto sommato potrebbe fare anche comodo a noi, però d'altro lato penso che una forza politica matura in qualche modo ha la consapevolezza e la responsabilità di decidere in questo momento di fare un'opposizione seria, non soltanto cavalcando l'onda, ma anche e soprattutto nel merito dei provvedimenti che da questo momento in poi, o dal 1º gennaio in poi, tutto lo stesso vorrà, insomma, portare in aula.